Buongiorno gentili telespettatori e benvenuti a questo appuntamento di Passi di Salute, un appuntamento che come vedrete si occupa di un tema e di un problema sociale molto importante che impegna non solamente la classe medica, il mondo della ricerca scientifica, il mondo del sociale, molte associazioni che si occupano dei problemi di salute dei pazienti. Parleremo nella puntata di Passi di Salute di oggi di Alzheimer, una forma di demenza molto seria, molto grave, per la quale ci sono tanti studi per cercare di capire come diagnosticarla in forma preventiva, come poterla curare, soprattutto come cercare di attenuare quelle che sono le manifestazioni più eclatanti della malattia. E con me oggi per aiutarmi in questo ragionamento Marina Sozzi, che ringrazio, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti. Che è la presidente dell'associazione Infine Onlus, che si occupa soprattutto, come vedremo, di dare aiuto, conforto, assistenza e formazione ai familiari delle persone affette da morbo di Alzheimer. Ora io comincerei, se lei è d'accordo, anche perché stiamo parlando di numeri assai significativi e purtroppo in continua crescita. Il fenomeno Alzheimer oggi in Italia, qualche dato? Certamente, beh, intanto stiamo parlando di 600.000 persone, come è stato molto ben chiarito dall'ultimo sondaggio fatto dal Censis nel febbraio 2016, che oltre a dare i numeri della malattia ha cominciato a metterci al corrente di quelli che sono i numeri delle problematiche che stanno intorno alla malattia. Per esempio, per andare un po' subito ai problemi dei caregiver, l'età media dei caregiver che si aggira ormai intorno ai 59,6,8 anni, cioè stiamo parlando di persone di 60 anni mediamente, il che significa che ci sono alcuni figli più giovani, ma che ci sono anche coniugi ottantenni che sono caregiver di malati ottantenni. Naturalmente questa situazione è estremamente penosa. In Italia l'aiuto, diciamo, alle famiglie non è semplice da ottenere, è difficile orientarsi anche solo attraverso i propri diritti. Nella stragrande maggioranza dei casi le famiglie sono un po' abbandonate a se stesse con le proprie risorse, che non tutti hanno, risorse da un lato economiche, dall'altro lato anche direi emotive, risorse di reti, ecco, di reti e di la capacità per esempio di cercare aiuto, che anche questa non è così semplice da ottenere certe volte. Ecco, noi ricordiamo che la malattia di Alzheimer venne diagnosticata per la prima volta da questo neurologo tedesco, il dottor Alzheimer, nel 1907, quando lui, eseguendo un esame autoptico di una paziente, riscontrò per la prima volta queste placche di sostanza amiloide che creano un danno al cervello. Ora, dal momento che viene diagnosticata una diagnosi, appunto viene fatta con chiarezza questa diagnosi di malattia di Alzheimer, si dice che normalmente i dati statistico-epidemiologici, il paziente vive all'incirca una decina di anni con questa. Vive in quale modo? Perché noi dobbiamo ricordare che il morbo di Alzheimer o malattia di Alzheimer colpisce soprattutto la memoria di queste persone con dei disturbi molto caratteristici. Allora magari possiamo ricordare alcuni dei comportamenti più, diciamo, più evidenti che possono in qualche modo indirizzare verso un sospetto. Certo, beh, la memoria da un lato, ma anche il tono dell'umore, per esempio. La depressione è molto spesso un indice di un possibile esordio di malattia di Alzheimer, anche se non è obbligatorio naturalmente, quindi esistono appunto dei centri di valutazione apposta. La memoria naturalmente è soprattutto la memoria a breve termine, e questo va detto, cioè se non ci si ricorda un evento del passato, ci si preoccupa di meno che se non ci si ricorda che cosa ho detto 2 minuti fa, ecco, questo è sicuramente da dire. E poi ci sono dei disturbi del comportamento, per esempio in alcune persone emerge un'aggressività che prima nella vita non era emersa, cioè questi sintomi anche comportamentali ci devono preoccupare, così come talvolta anche lo spaesamento, che è un sintomo frequente, sia spaziale, cioè non so più esattamente dove mi trovo, mi perdo, sono disorientato, che temporale, non so che giorno è, non so cosa devo fare oggi. Ecco, questi sintomi devono preoccuparci, e siccome sempre nella ricerca Censis si è visto che tra l'insorgere dei primi sintomi e la diagnosi della malattia passa ancora circa 1 anno e 7, 8, 9 mesi, ecco che è davvero importante invece che le famiglie facciano una maggiore attenzione e si possa arrivare ad una diagnosi più precoce. Ecco, proprio per quello che dicevo in apertura, naturalmente dobbiamo fare dei distinguo, perché purtroppo molti di noi, quando arrivano ad una certa età o hanno un'attività lavorativa molto stressante, molto impegnativa, possono manifestare, ma vogliamo anche dire che è corretto, quando si avvertono questi disturbi, rivolgersi al proprio medico, perché magari si possono fare degli esami del sangue, si possono fare delle TAC, si possono fare degli accertamenti, anche per escludere altre patologie proprio che possono deflettere l'umore, il tono dell'umore, che provocano una depressione. Pensiamo a patologie della tiroide, che possono avere la loro importanza, e quindi attenzione adesso a non registrare un messaggio per il quale tutti quelli che non ricordano il nome di una persona che hanno visto 10 minuti prima sono malati di Alzheimer. Però certo sono campanelli d'allarme, perché, come penso lei mi conforterà, ci sono poi anche problemi nella cura della propria persona di un malato di Alzheimer, cioè l'igiene, il vestirsi, ecco. Assolutamente sì, naturalmente l'Alzheimer è una malattia degenerativa, quindi non tutti i sintomi si manifestano all'inizio, e poi questi sintomi sovente insorgono in un secondo momento. Quello che noi abbiamo fatto come associazione ci sembrava importante per cercare di contribuire, insomma, ad una diagnosi più precoce, è uno strumento che abbiamo chiamato Orienta Alzheimer, che serve proprio, è un insieme di video che fanno capire alle persone come porsi di fronte appunto a certi sintomi, e quindi come orientarsi, dove andare, in quali centri, no? Che cosa cercare, diciamo, perché non è così semplice. Abbiamo cercato di renderlo il più comprensibile possibile, perché ci sono centri di vario tipo, i centri UVA, i centri UVG, che sono di valutazione Alzheimer o di valutazione geriatrica, e che diagnosticano queste malattie, ma bisogna anche capire dove è più opportuno indirizzare il proprio congiunto malato. Quindi abbiamo fatto questi video, e accanto a questi video, in cui c'è una neuropsicologa che risponde alle più comuni domande, abbiamo anche messo a disposizione sul sito di Infine Onlus tutti i numeri di telefono e gli indirizzi di questi centri a Torino e in provincia. È un primo passo per poi continuare in questa operazione di orientamento, perché riteniamo che la mancanza di informazione delle famiglie sia, soprattutto all'inizio, al momento appunto dell'insorgere dei sintomi, uno dei più grossi ostacoli. Orienta Alzheimer è uno strumento di orientamento ai servizi disponibili a Torino per i malati di Alzheimer e altre demenze. Il nostro obiettivo è offrire ai familiari dei malati di Alzheimer le indicazioni di orientamento riguardo alla fase iniziale della malattia, i sintomi e le visite mediche consigliate, argomenti che sono spesso fonte di insicurezza e di smarrimento per chi vive e convive con la malattia. Come funziona Orienta Alzheimer? Consultando la lista dei temi trattati è possibile individuare l'argomento di interesse. È sufficiente selezionare il video corrispondente per accedere alle informazioni desiderate. Per vedere per intero Orienta Alzheimer basta attendere qualche secondo. È inoltre possibile visualizzare e scaricare gli indirizzi e i numeri di telefono, oltre a tutte le informazioni relative agli UVA e ai centri unificati di prenotazione, divisi in base alle ASL e ai distretti della città di Torino sul sito www.infine.it, nella pagina dedicata a Orienta Alzheimer. La demenza, come dice un rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi non stiamo parlando dell'Alzheimer, stiamo parlando della demenza. Dentro questo capitolo ci sono circa 600.000 italiani affetti da questa patologia. Comunque nel mondo la demenza, secondo questa cosa, e risultano esserne colpiti 35,6 milioni di persone. Ma il dato importante è che la stima che viene fatta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità è che è una stima in aumento. Parliamo di circa il raddoppio di questo tipo di patologie nel 2030 e la triplicazione nel 2050, con ogni anno circa 7 milioni e mezzo di nuovi casi, uno ogni 4 secondi. Quindi voglio dire, naturalmente questo è un problema perché è legato anche ai termini di sopravvivenza che nelle demenze in generale vanno dai 4 agli 8 anni, abbiamo detto che nell'Alzheimer invece 10 anni. Ma naturalmente si stava parlando di questi caregiver, di queste persone che le famiglie adottano quasi come un figlio, che devono dedicare tutta la loro giornata all'assistenza dei pazienti malati di Alzheimer. Vediamo in questo ruolo allora il compito che svolge il medico di famiglia, che è il primo passo per poter ottenere degli aiuti, vuoi dal Servizio Sanitario Nazionale, vuoi dal servizi sociali del comune. Ecco, la procedura di come avvengono questi passaggi, cosa deve fare il medico di famiglia per poter permettere ad un familiare di accedere a queste agevolazioni, di avere la cosiddetta pensione di accompagnamento che serve per potersi pagare in parte ovviamente un caregiver o badante, come meglio chiamiamo, lo vedremo nella seconda parte della trasmissione. Adesso linea alla regia. Passi di salute, morbo o malattia di Alzheimer. Ne stiamo parlando in compagnia di Marina Sozzi, che è la presidente dell'associazione Infine Onlus, che naturalmente lavora in modo particolare dedicandosi in questo campo all'assistenza, all'aiuto dei familiari dei pazienti di Alzheimer. Abbiamo dato qualche dato, qualche numero sull'incidenza della patologia e ricordiamo che oggi esistono degli strumenti di diagnosi precoce, purtroppo non esiste una vera terapia di questa malattia e quindi possiamo cercare di attenuare i farmaci o di fare correttamente una diagnosi differenziale per capire se non siamo invece di fronte, per esempio, ad una forma iniziale di depressione legata a tutt'altro. Allora, di questi problemi, cioè di come fare, dicevamo, il medico di famiglia è il primo gradino. Io, familiare di un paziente che a cui è stato diagnosticato dall'UVA, dall'UVG, dal neurologo l'affezione di Alzheimer, devo fare il mio iter. Ecco, cosa deve fare il medico di famiglia per aiutarmi? Intanto facciamo un passo indietro, perché la visita UVA, UVG, eccetera, eccetera, è il medico di famiglia che deve sì. Quindi il mio medico di famiglia è il primo step, naturalmente. E la difficoltà sta nel fatto che non sempre, questa è una malattia relativamente poco conosciuta, c'è poca dimestichezza con questa malattia, quindi talvolta bisogna un po' insistere con il proprio medico di medicina generale affinché prescriva gli esami corretti. Bisogna anche dire che ci sono dei tempi di attesa nel nostro Orient Alzheimer, sono un po' descritti i tempi di attesa di questi ambulatori di unità di valutazione Alzheimer o di valutazione geriatrica che valuta anche gli altri tipi di demenza, quindi è opportuno cercare di muoversi il più rapidamente possibile, perché poi ci sono anche a volte 1 mese e mezzo di attesa per poter avere, quando non di più, per poter avere una visita. Quindi il medico di famiglia è quello che ci orienta innanzitutto sull'approfondimento specialistico. Quindi traccia il percorso. Ecco. Traccia il percorso. Dopodiché? E dopodiché, purtroppo sovente c'è una sorta di non voluto abbandono delle famiglie. Questo è un grosso problema, perché non essendoci una terapia realmente efficace, con la diagnosi poi i malati tornano a casa magari con qualche farmaco che modera un po' alcuni dei sintomi, ma sostanzialmente la malattia progredisce. I familiari sono molto spaesati perché non conoscono la malattia, non gli è stato sovente spiegato che cosa potrà succedere, non gli è stato spiegato come loro possono emotivamente reggere l'impegno di una cura, quindi ci si trova di fronte veramente a situazioni di grossa difficoltà. Sempre l'analisi Censis di cui parlavamo prima ci dice che la maggior parte dei familiari caregiver, cioè il primo familiare che sta vicino al malato, che in genere è una donna, c'è anche un problema di genere, intanto non dorme mai abbastanza, accusa sintomi di forte stanchezza, si ammala di depressione e generalmente rileva di ammalarsi proprio di malattie più o meno gravi, molto più frequentemente di quanto non gli accade prima della malattia del congiunto, quindi c'è una fragilizzazione del caregiver. Quello che noi cerchiamo di fare come associazione è di sostenere i caregiver attraverso sia dei gruppi di sostegno, che vengono fatti tra l'altro nello stesso luogo e nello stesso momento di altri gruppi che sono invece dedicati ai malati e che fanno una terapia di tipo cognitivo, di stimolazione cognitiva. Quindi il familiare può venire da noi con il malato segue un certo percorso e il familiare un altro. E questo è comunque un aiuto perché è un sostegno di tipo psicologico ma anche di tipo formativo, che cosa devo fare quando ha le allucinazioni, grida di notte, cioè tutte le manifestazioni che può avere questa malattia. Questo per quanto riguarda la parte di gruppi. L'altro nostro progetto che è sostenuto da Fondazione Specchio dei Tempi è quello del volontariato a domicilio, cioè noi formiamo in modo molto accurato, con un alto numero di ore e con una continua supervisione, un neuropsicologo sempre a disposizione, dei volontari. Volontari che sono molto motivati, che si recano a casa della famiglia che cura un malato di demenza a domicilio per dare delle finestre di sollievo ai familiari. Questo è importantissimo perché il malato spesso inchioda la famiglia nella sua abitazione, a volte non c'è tempo per andare a fare la spesa o per andare dal dottore, no? Quindi per cui si trascura anche… Sì, certamente, perché ricordiamo che nelle fasi più avanzate della patologia si possono anche sviluppare dei comportamenti afinalistici molto pericolosi e che quindi devono essere contrastati. Ricordo che la scienza sta studiando il problema, sta cercando di inquadrare la malattia di Alzheimer attraverso del studio del DNA, attraverso esami neurologici sempre più approfonditi, ricordando che soprattutto il danno dal punto di vista neurologico presente in un malato di Alzheimer e questa perdita di acetilcolina, che è questo neurotrasmettitore che passa l'informazione nei neuroni, e quindi ci sono una serie di farmaci cosiddetti inibitori delle acetilcolinesterasi, che sono questi enzimi che distruggono l'acetilcolina, che si usano quantomeno per ridurre alcune di queste manifestazioni sociali e cliniche della patologia. Ma voi fate ancora di più con Infine Onlus, perché io so che avete organizzato una tavola rotonda con specialisti e con il pubblico, quindi martedì della prossima settimana, il 21 di novembre, al Circolo dei Lettori. Ecco, ovviamente il tema è l'Alzheimer, ma chi sono i suoi compagni di questa tavola rotonda? Sì, dunque noi lavoriamo molto anche sulla sensibilizzazione, perché riteniamo che sia fondamentale che si cominci a conoscere socialmente questa malattia, proprio per evitare che i caregiver rimangano prigionieri nelle case insieme ai malati. Quindi quello che ci sembra importante in questa tavola rotonda è di discutere di direzione, cioè che cosa vogliamo fare con questa malattia, che cosa possiamo fare in questo momento oltre alla ricerca scientifica. E gli ospiti che ho invitato daranno tutti il loro punto di vista proprio su quello che è un po' diciamo la tendenza, no? C'è un rappresentante del comune di Torino, c'è una neurologa, c'è un palliativista, i quali tutti cercheranno di dare il loro punto di vista su dove dobbiamo andare, dove dobbiamo guardare, cioè proprio un po' un evento in cui si cerca di cominciare a confrontarci in modo un po' vasto su quali sono le priorità rispetto alla malattia. Bene, allora abbiamo compreso che al di là della gravità della patologia di cui stiamo parlando, cioè della malattia di Alzheimer, è molto importante l'inserimento sociale e familiare di questa malattia, che mette a dura prova i familiari e le persone che vivono insieme ai malati di Alzheimer. ed è molto importante, e la voglio ringraziare tantissimo, il lavoro di un'associazione come Infine Onlus, perché naturalmente è vero, la malattia è conosciuta, spaventa moltissimo proprio per questa sua mancanza di una cura certa, e soprattutto c'è ancora molta disinformazione ed il personale a volte che deve assistere queste persone non è sufficientemente preparato e quindi si può trovare di fronte a dei problemi che non è in grado di gestire. Voglio quindi ringraziare Marina Sozzi, presidente di Infine Onlus, questa associazione che molto si dedica a questo tema dei malati di Alzheimer e soprattutto dei familiari dei malati di Alzheimer. Termina qui anche questa puntata di Passi di Salute. Noi ci vedremo la prossima settimana, faremo un servizio da Roma, parleremo di telemedicina, una cosa molto interessante. L'appuntamento quindi è sempre venerdì alle ore 13 sui canali di Rete 7. Arrivederci a tutti.